benvenuti in questo nuovo video della Big Vanilla. Finalmente torniamo in questa serie. Si torna a giocare. Purtroppo sono ancora un vampiro, queste cose non le abbiamo ancora risolte. Ma il Natale è completato, abbiamo finito di fare tutti i regali, tutte le cose belle, le feste sono ormai finite ed è il momento di tornare ad uccidere tutti. No, Steph! Sono un vampiro, cosa comunque devo fare? Comunque io ho un'obiezione da fare. Le feste non sono finite, perché lo sanno tutti che l'albero di Natale si lascia tipo fino a marzo. Cioè se sei un vero pro anche fino a maggio. Ho capito. Cioè ragazzi, voi ditemi fino a quando tenete l'albero di Natale? No, non è il momento. Perché noi di solito tipo fino a giugno, maggio-giugno. Quest'anno credo che forse il record sia stato luglio, vero? Giugno okay. Secondo me sì. La gente però già guardato male quando entrava in casa sì. Quest'anno lo leveremo prima, perché Leo ragazzi lo distrugge tutti i giorni. Io non ce la faccio più, lo devo rifare ogni giorno. Assolutamente. Allora teoricamente anche se giorno, come potete vedere, io mi posso muovere con il cappellino che mi ha regalato Fede. Quindi hai è stato visto? Un regalo di Natale veramente stupendo. E riesco a sopravvivere, credo, cioè l'ho testato un minimo, cioè, sembra che funzioni. Ragazzi io lo vedo tutto intero e non lo vedo fatto di cenere. Quindi tecnicamente funziona. Teoricamente sì. Comunque, ho sentito che stanno accadendo storie particolari, vampiri, cacciavampiri, c'è un casino. Sì, Steph, io ma noi parlato eravamo distratti dal Natale, cioè il Natale è la priorità. Ma io ho parlato con Loco senza di te. Ok. Loco è un cacciatore di vampiri. Io ho provato. E quindi vuole ammazzare? Esatto. Ma io sono provato pacifico. Aspetta, fammi finire. Ho approvato la sua scelta, però gli ho detto di non ucciderti. Ah, grazie. Perché all'inizio lui ti voleva uccidere, poi ho detto no, Steph è morto, no. Al massimo ho detto lo imprigioniamo e cerchiamo una cura. Ok. È una bella idea, vuoi stare un po' in prigione? No, come cioè, no? Mi trovate una cura e basta. Cioè io sono un vampiro pacifico, per adesso non ho mozzicato nessuno. Ovviamente non vi chiederete dove trovo il sangue che ho, però sono un vampiro pacifico. Quindi dicevo che io ho approvato i cacciatori di vampiri nella Big Vanilla. Perché ci sta, secondo me è una figata essere un cacciatore di vampiro. Anche se io vorrei, non lo so, forse essere un vampiro? Basta chiedere. Potessi avere un desiderio nella vita reale, diventerei un vampiro. Perché i vampiri sono fighissimi. No, Steph. Vabbè, però poi non puoi più uscire. C'è una sbatta comunque. Vabbè, ma posso rinunciare al sole? Va bene che così mi piace che stare al buio. Non lo so. C'è un problema. Steph, ma che ti sei fatto fare la casa a tema? Io non l'ho chiesta. Però non è a tema vampiro? Allora, hai i colori della tua faccia e del tuo cappello, quindi sì, è effettivamente abbinata a te. L'ha fatta Marci come regalo? Marci so che è molto coinvolto nella questione dei vampiri, non è che ti ha fatto la casa a tema, proprio non lo per so dire, ehi Steph, sei uno di noi adesso. Però è bella, Cioè, non mi dispiace, al suo fascino, certo, l'acqua forse l'avrei tenuta, però mi piace. Andiamo a vedere se c'è qualche cartello o qualche libro. Senza laghetto è un po' triste. Qua? Steph, dov'è Garibaldi? No, dov'è anche Sputacchiotto, Macchiolina? C'è solo il figlio di Macchiolina. Però è un brutto presentimento. No, Steph, aspetta. Allora, aspetta, fai uno più prima di salire. Uno più uno. Ci stiamo capendo? Lucky Block, pensavamo tutto a posto. Guardiano. Big Vanilla, casa cambiata. Ok, può essere ancora Marci. Animali spariti. Steph, però non ci dobbiamo preoccupare, sai perché? Perché se il guardiano entra nella Big Vanilla, io questo. Cioè, questa Steph fa one shot a qualsiasi io cosa. Io non penso. Fede, vado a controllare se ci sono i gatti, infatti, perché altrimenti impazzisco e gli metto fuoco. Io lo uccido con la big spada, No, Steph, no, i gatti no. Ma anche dimenticato, cioè questa volta non allora se l'è dimenticato lui. Spada no, pronta, no, Steph, mele d'oro, mela d'oro OP che mi ha regalato Kendall. Ok, l'equipaggiamento ce l'abbiamo. Ok. Abbiamo la conf. Va bene, ma non c'è neanche bisogno. Sorpresa un corno. Sei ridicolo. Sei davvero un pagliaccio. Guarda, io te lo dico. Fede, ma dove cavolo siamo? Ma c'è sta roba dentro la Big Vanilla? Non ne ho la più. Abbiamo tutto l'equipaggiamento, quindi siamo nella Big Vanilla. Ok, ora finalmente vedo tutto. Ma c'è qualcosa di strano. Allora, vedo una gabbia e tipo della lava. No, Steph. Fede. No. Allora, non vedo cosa c'è dentro la gabbia, ma ho un brutto presentimento. Ecco. Riesco a vedere. Io corro, Steph. Corri. Anche perché, Steph, se devo fare 2+2, okay, i nostri animali sono spariti. Lì c'è una gabbia e c'è la lava che sta cadendo. Quindi, secondo te, che significa? Che dai, ci ma sarà nel caso è terribile. Che i nostri animali sono lì dentro, Steph. Sono lì dentro, te lo dico io. Dobbiamo muoverci allora. Corri. Allora, tra vedere e non vedere, tu corri, okay, Steph. Penso di non aver mai fatto un parkour così veloce in tutta la mia vita. Non riesco a raggiungerti. L'hai visto? Ho portato una sola una volta, sei avantissimo. Comunque, devo darti anche una brutta notizia. Io, ovviamente, ho provato subito a citare utilizzando i poteri della mia forma. Non ci avevo nemmeno pensato, sinceramente, ok? Sì, subito. La prima cosa che ho pensato appena ho visto il parkour e non funzionano. Ok. Cioè, io clicco i tasti come sempre e non mi vanno. Vabbè, quindi, Fede, in qualche lo sai modo che è guardiano. Sono disabilitato. Fede, ho una brutta notizia. Sono riuscito a vedere, è Nino.
come Nino? E Nino la lava, io sta cadendo, non Fere. Sto guardando perché se guardo Fere, fammi superare. No, no, devo andare io. Corri. Lo salverò io. Fere, Nino è mio, lo sai. Nino è mio, Nino preferisce mio. Me. Nino preferisce devo me. Devo salvarlo Nino. Io. Okay. Sei troppo lenta tu. Score 23, io non ci posso credere. E devo andare verso qua. Okay. Fere mi ha fatto da rallentamento, è peggio del guardiano. Zitto, zitto. Lo salverò io. Devi muoverti. Sono caduta, Steph, superami, corri, corri. Sta Fere, scendendo, Steph. Fere, è vicinissima. Fere, mi stai mettendo ansia. Corri. Aspetta, aspetta che faccio una cosa, perché sennò io muoio troppo lentamente. Allora, sono al checkpoint, sono al penultimo. Ci corri. Sono. È bassissima la lava. Salvalo, Steph, salvalo. Steph, se muori, Nino, io ti ammazzo. Nino, 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 cosa devo fare? Una cosa. È sparito, è sparito, è sparito, è sparito. Come è sparito? Sì. È positivo. Stammi guardando la vita. No, 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 non ti preoccupare, ti avevo salvato, non piangere. Che cosa sono? Zombie guardiano? Non lo so, Steph, io sto picchiando qualunque cosa sia, anche se non ho la big spada della big corona o comunque Fere, la spada suprema che mi ha fatto Fere, marcio. Al centro c'è Camille. Come Camille? Sì. Ok. Allora. Fai fuori tutti veloce. Esatto, esatto, dobbiamo muoverci, Steph. Quindi, come sei messo? Allora, la spada che mi ha fatto Mark è comunque veloce. Maledetto, infame, maledetto, lurido. Certo, immagina la spada della Big Corona, Steph, con l'attacco che prende tutti, quanto sarebbe stata fortissima. Per quello che non ce l'hai. Esatto. Per quello i miei poteri disabilitati. Allora. No, no, muoio, muoio. Porca scappa, miseria. Scappa, scappa, ci penso io. Ok. Ok. Per iniziare ad andare da Camille, vado tanto da Camille. Distendo io. Ok. Che non si sa mai. Allora sta bene per ora, okay. Fortuna che qui non c'è lava che cade o qualcosa di simile. Dobbiamo solo proteggerla dagli zombie. Steph, secondo me esatto, li dobbiamo uccidere tutti. Ok. Ci sei? Sì, infatti. Fatto. Ok. Ciao Camille. Ciao. Sì, io stavo mangiando quando in realtà devo mangiare questo. Cosa stavi mangiando? È sparita? Sì, è scomparsa, okay. Anche lei. Steph, dove ho siamo? Sentito un ghast. Anche io. Ma non penso che sia qui perché non vedo ghast. Allora Steph, guarda sopra. Chi c'è? Leo per Leo, logica. Leo, 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 beh, Leo, Leo. Nino, Camille e Leo per logica. Cosa dobbiamo fare, Steph, secondo te? Fere. Come ci arriviamo lì? Non possiamo arrampicarci. Capito? No, no, dici. Ho appena visto dei blocchi sparire. No, Fere, stanno sta sparendo. Serve un secchio d'acqua o un bottone per attivare qualcosa? O slime block? Allora, ok, ok. Ok, quindi tipo pensi che ci sia una cassa nascosta con un secchio d'acqua? Okay, o un bottone, okay, da okay. Premere che fa comparire l'acqua, non lo so. Va bene, va bene. Allora, allora, Steph, allora, non sto allora, trovando allora. Nulla, mi sta venendo il panico. Calma. Fere! Steph? Ho aperto il tavolo. Aspetta, non riesco. Ah, ok, dici che c'è qualcosa lì sotto. No, sì, perché l'ho aperto e ho visto un item frame. Ok, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho. Ok, l'hai ce trovato? L'ho. Steph, sta letteralmente finendo i blocchi. Oh, mettila al centro, sì. Mamma Steph, mia. Steph, aiuto, guarda come scompaiono veloci. No, Leo, ti prego, mira bene. Steph, l'hai messa bene l'acqua, eh. Ti è, scongiuro. È perfettamente al centro. Aiuto, sì, Steph, no, sì. No, 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 no. Eccolo. Steph, l'ultimo. Sta cadendo? Blocco. No, ti prego, ti prego. Ciao, Leo. Sei stato bravissimo. Steph, aiuto. Quando è caduto non ho respirato, te lo adesso. Giuro. Allora. Cioè, mi sento male, ho il cuore a mille. Ah. Cioè, ragazzi, che dobbiamo fare? Cosa è successo qualcosa ai miei gatti? Ragazzi, avrò ucciso qualcuno anche se siamo su Minecraft. Io ve lo dico. Cioè, non lo posso accettare. Allora, Fere, rimani concentrata. Steph, non hai l'armatura. Cosa? Non hai più l'armatura. No, 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 no. E nemmeno no, io, no, Steph, no. Mi è appena scomparsa. Me la sono riequipaggiata. Allora, okay. Mi serve l'arco. Ok. Per cercare di respingere i suoi colpi. Io non ho frecce. No, no, respingi i colpi della fireball. Sì, ma gli tiro anche una freccia, così, tanto per. Ok, ci sono, eh. Dimmi che l'ho preso. No, accidenti, okay. Ma io non ho mai visto un ghast del genere. Vabbè, okay. Devo ancora sorprendermi col guardiano. Devo smettere di essere sorpreso. Vieni qua, campione. Ma infatti, che cos'è? A me sembra... Non riesco a respingere. Fere, prova tu a respingere. Io spero frecce. Sta ti ho preso. L'ho presa. Allora. Io faccio schifo a fare queste cose. Vai, colpisci. Non so giocare a tennis. Brava, l'hai preso. Mannaggia che non c'hai frecce, Fere, guarda. Steph, togliti. Mi hai preso tu a un cuore di vita. Io ti odio con tutto il mio cuore. Ma che versi fa sto coso? I versi del gas sono ancora più brutti. Ok. Ok. No, no, dai. Gli hai tagliato i capelli. Steph, c'è qualcuno qui dentro per forza. Allora, vieni. Chi vieni. C'è, chi c'è, chi c'è, chi Arancia. C'è, Arancia. Ciao Arancia. Abbiamo salvata. Ok, è andata. Ok, meno male. Che poi in realtà dove stanno andando? Sono stanchissima, ragazzi, non ce la faccio più. Ma in realtà dove stanno andando? Bella domanda. Bella Steph? Domanda. C'è già Garibaldi. No, ho capito. No, 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 no. È no, una no, sfida no, che no. Ho già affrontato. Con Solini ve la ricordate? Ho fallito miseramente. Ma questa volta non ho un cavallo normale, ho Garibaldi. Penso nel che... bene e nel male. Garibaldi salta di più. Fere è salito questa roba che vediamo a terra. Qualunque cosa sia. No, Steph! È ma hai tempo. Capito cosa sta succedendo? No.
Ti ricordi che questa sorta di antimateria l'abbiamo già affrontata in un video? Sì, dici che è quella? E ti ricordi, sì, per forza di cose, ti ricordi quello che aveva detto il guardiano? Che avremmo riaffrontato tutte le nostre avventure, quello che ha detto nel video di Lucky Block. Ok. Quindi secondo me sta riproducendo tutte le cose che abbiamo già fatto, come appunto il parkour con i cavalli. Io non vorrei dire, Steph, ma li avevi uccisi tutti. Lo so. Penso che tutti stanno ancora ridendo. Stai in silenzio perché... Io sto andando, Sì, vabbè, ma tu sei facile col jump boost classico. Ma certo, a me è stato dato il jump boost perché ovviamente non possiamo cavalcare Garibaldi in due. Quindi almeno cerco di portarmi avanti per non disturbarti. Io non so quanti consolini sono in ansia in questo momento assieme a me. No, io non sto respirando. In questo momento non l'asciugamanino per asciugare il sudore. Ho le mani sudate. Anche io ho le mani sudate, ragazzi. Poi in questo momento ho appena pranzato. Io non sono pronta ad affrontare queste cose subito dopo mangiato. Okay. Stavo per cadere. Ok. Opla. Steph, qui è terribile. Davvero? Preparati, sì. No. Io ho finito. Ti aspetto, Steph. Dai che stai andando alla grande, Steph. Sei bravissimo. Ma questa parte... Garibaldi è il cavallo migliore del mondo. Ce la puoi fare. E salta tantissimo. Infatti è fantastico, Garibaldi. Il problema... Esatto, il problema è che lì sono stretti, quindi devi stare molto attento. Ok. Dai, ero praticamente giù, te lo dico. Hai preso il checkpoint. Bravo, dai. Anche se poi se schiatti, penso che... Garibaldi non ha un checkpoint appunto, nella sua vita. Appunto, è quello che volevo dire. Ce l'hai fatta, Steph. Dai, l'ultimo salto. Sì! L'abbiamo salvato. Ho salvato Garibaldi. Ragazzi, non avrei scommesso un euro su Steph, ve lo giuro. Aiuto. Basta, Steph, non ne posso più. Dove siamo adesso? Aspetta, fammi riposare un attimo. Ok, aspetta, prima di uscire. Io pensavo sarebbe morto, sinceramente. Ma tu, Steph, non è un potere dei vampiri, non lo so. Faccio schifo, cioè, sono livello 1 ancora. Comunque, come vampiro. Ho anche appena notato, sistemandomi l'inventario, che mi è stata ridata l'armatura. Perfetto, la rimetto. Quello che dico, i vampiri non hanno tipo la super forza, roba del... Cioè, nei telefoni sono fighissimi. Non quelli di livello 1. Sono bidone. C'è sputacchiotto lì in fondo. No, no, vai a prenderlo, vai a prenderlo. Io distraggo il golem. Vai, vai, vai. Ok. Golem, girati. Ma qui. Ma ti siamo modo per distrarlo. Girati qui. Steph, fa malissimo. Muoviti. Allora, mi stai seguendo. Sputacchiotto. Vieni qua, vieni qua. Prendi vieni qua, sputacchiotto, Steph. Lo posso comandare. Ok, lo puoi cavalcare. Questa cosa è il mio sogno, sputacchiotto. Andiamo in giro. Lasciamo fare qua. Scappiamo via assieme, Steph, sputacchiotto. Aiuto, fa malissimo sto roba. Corriamo via. Fai qualcosa. Penso una strategia. Tipo. Non lo so, Steph, fatti venire in mente qualcosa. Io sto girando intorno tutto il tempo. Sto scappando con sputacchiotto, mi sto nascondendo, guardami. Ti vedo, sei lì dietro. Ciao. Che facciamo? Aspetta, se faccio da bere sputacchiotto lo faccio sputare? Sì, allora. Lui è potentissimo. Sputacchiotto? Potentissimo, stavo lo per sai dire. Che ti voglio bene, ma ti lo farò arrabbiare. Ok. Ti sta male la maschera. Non ti sta bene, noi ti abbiamo sempre detto che no, sei bellissimo, Steph. Ma in realtà ti sta male. No, non so. Ha sputato. Come ha sputato? Sì, vedi? Oh mio Dio. Ho scoperto il suo potere. Ma è potentissimo. Steph, abbiamo sempre avuto ragione. È un vero bandito. No. Io... Steph, non si può proprio sopravvivere. Cioè, micidiale. No, è scomparso. Stavo per dire, è stato bellissimo. Sputacchiotto, torna qui. Voglio usare il tuo potere ancora. No. Dove siamo? No, dimentichi. Non funziona. Come facciamo? Sembra tipo più una maledizione. Aiuto. Che poi anche dimenticato. Allora, aspetta. Esatto. Fere, cerca qualcos'altro. Sì, ci sto provando. Sembra tipo la Materasu di Naruto. Sì, Steph, sembra qualcosa di molto strano. Che devo cercare, mannaggia. Non lo so. Non è che... Ok, i quadri. Magari c'è qualche passaggio segreto. Perché secondo me sono troppi. È un cliché. Il passaggio segreto dietro i quadri. Sì, sarà banale, ma quando ci sono 3000 quadri con dimenticato che ha qualcosa di strano. Esatto, può essere una buona idea. Ok. Non tanto questi sui muri, ma secondo me questi nelle strutture. Perché è come se avessi preso il sole per un attimo? Non lo so, che Steph. È un po' strana. Sì. Per hai trovato. Ok. Acqua diamante. Io ci provo. Qualunque cosa sia. Ok, proviamo. Ha funzionato? Ha funzionato? È salvo? Sta bene, sì, sta bene. Cioè, per carità, tra tutti dimenticato era quello che potevo accettare di più. No. Sì, no, beh, no, è no, la, no, dai, no, la realtà, Fede. No. Ce la siamo dimenticati. Siamo tornati? Siamo tornati a casa. Siamo qui? Ok. E ci sono tutti? Sì. Ci siamo tutti? Quindi è finito? Aspetta. È macchiolina? Forse nella stalla? Non lo so. Ok, che io non la uso molto, però poverina. Non possiamo uscire comunque, è un'ascia? Sì. Io sì, però occhio. Non voglio farli uscire, però ecco.
Ecco. Arancia è una rottura di scatole. È scappata? Sì. No, dov'è? Non lo so. Arancia! Arancia! Steph, ce l'hai una corda? Sì, 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 un attimo. Sta scappando tutta la Big Vanilla. Lo sai che lei appena è libera. Arancia! Arancia, ti non prego. Non continuare a correre. Ci manchi solo tu, Arancia. Arancia! Lei secondo me è stata felice di essere rapita. Sì, ma davvero, cioè, Arancia, fermati. Presa. Ok, meno male. Mamma mia, calmati un attimino. Calma, mannaggia. Oh, è finita secondo te, Steph? Sembra per di ora? Sì. Per ora sembra di non sì. Non ci ha detto nulla. Uff, Arancia lasciata qui. Devo un attimo controllare perché ho visto. Infatti avevo ragione. Fere ci ha dato un altro oggetto. Ok. C'è scritto offline. Offline. Ok. No, no, non è che ci manda offline Minecraft e non possiamo più giocare, no, Steph. Si chiama indecisi l'oggetto però. E che cosa indecisi. C'entra? Indecisi con offline. Indecisi su cosa? E offline perché? Offline in rosso e però poi indecisi. Ragazzi, non ne ho idea. Consolini, non capisco il nesso, sinceramente. Se trovate un nesso tra tutto quello che è accaduto e questo e poi oggetto. Perché ogni volta ci dà un oggetto diverso? Prima le catene, poi catene questo. Con offline indecisi. Non in catena capire. Chi è indeciso. Lo mando offline. Può essere. Non ho capito. Comunque, anche la Big Vanilla non è sicura. Noi speravamo di trovare il modo di fare un episodio tranquillo, in santa pace. Non ha funzionato nemmeno così. Non so più veramente cosa provare, però prima o poi finirà, non lo so, lo è colpa spero. Nostra, l'abbiamo liberato noi, quindi esatto. Non ci possiamo davvero lamentare. Comunque, per questo video Big Vanilla è tutto, non siamo riusciti a fare una ceppa manco a sto giro. Prima o poi riusciremo a liberarci di tutti i problemi e delle cose varie e tornare a fare dei big update classici. E ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao! Ciao.